Quali sono le norme religiose che riguardano l'alimentazione? In questo video vediamo che cosa dobbiamo sapere se vogliamo invitare a pranzo un amico o un'amica di religione ebraica. La parola che ci deve guidare è kasher o kosher, ed è kasher un cibo adeguato ad essere consumato secondo le regole della Torah, della legge ebraica. Partiamo dagli animali. Per quanto riguarda i quadrupedi, sono ammessi solo quelli ruminanti e con lo zoccolo diviso in due. Il rumine è una sorta di preistomaco, il cibo, il materiale vegetale viene masticato, arriva nel rumine e successivamente torna indietro per essere di nuovo masticato e finire poi insomma nello stomaco. Rientrano in questa categoria i bovini, gli ovini, i caprini, i cervidi. Non rientra invece il maiale che ha lo zoccolo diviso in due, ma non è ruminante. Tradotto, niente panino con la mortadella o il salamino. Non rientra neanche il cammello, che è l'opposto in questo senso del maiale, perché è ruminante, ma non ha lo zoccolo diviso in due. Ma comunque non credo che vi sia venuto in mente di offrire carne di cammello. Resta fuori anche il cavallo, a maggior ragione, perché non è ruminante e neppure ha lo zoccolo diviso in due. Tra gli altri quadrupedi che non si possono mangiare sono nominati espressamente la lepre e il coniglio. Passiamo ai volatili, sono pressoché tutti leciti, tranne i rapaci e le loro uova, e una serie di animali che si trova nominata nel capitolo 14 del libro del Deuteronomio, tra i quali il nibbio, il corvo, il gabbiano, il pellicano e persino il pipistrello. Quindi non offrite carne di pipistrello a fedeli di religione ebraica, ma magari proprio a nessuno. Perché i rapaci sono vietati? Forse, e sottolineo forse, anche perché si pensava in un passato molto lontano, che mangiando la carne di un animale si assumesse anche la sua caratteristica principale. Ecco perché conveniva tenersi alla larga da un animale piuttosto crudele che piomba all'improvviso, sulla preda più debole. Passiamo agli animali acquatici. I pesci si possono mangiare, chi non ha pinne e squame invece no. Quindi niente molluschi e crostacei, quindi niente spaghetti allo scoglio. Sono vietati anche gli animali senza organi di locomozione come i serpenti e le lumache. Ci possiamo fermare qui un attimo e fare un minigioco. Vi metto qui quattro ricette, dovete indovinare quella kasher a partire dagli ingredienti. Avete 5 secondi di tempo per capire se ciascuna ricetta rispetta le norme della tradizione ebraica. Se avete bisogno di più tempo, mettete il video in pausa. La ricetta A non va bene, è un piatto di tagliatelle al ragù e contiene la carne di maiale. Anche la ricetta C corrisponde a un piatto che un fedele di religione ebraica non può mangiare perché contiene il guanciale, peraltro assieme al formaggio, e vedremo che anche questo è problematico. Si tratta ovviamente di una bella carbonara che nei ristoranti ebraici viene rivisitata. Come ho visto peraltro in una puntata di quattro ristoranti, girata, se ricordo bene, a Roma. E la ricetta ovviamente è diversa da quella che vi ho proposto. Il piatto D è un coniglio in umido, abbiamo detto che il coniglio non va bene. Resta la B, se l'avete scelta come adatta a un pranzo con un amico o un'amica di religione ebraica, avete fatto bene. È peraltro una ricetta ebraica tipica. Fin qui gli animali concessi e quelli vietati, ma c'è dell'altro. Le norme ebraiche relative all'alimentazione riguardano infatti altri aspetti. Per esempio, non si può mangiare il sangue. Nel libro della Genesi è scritto: non mangerete la carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. Il sangue veniva associato alla vita, il motivo è comprensibile. Chi perde molto sangue perde la vita. E questa proibizione di fatto è rimasta nei secoli e anche di più. Per questo motivo niente cottura al sangue, anzi la macellazione deve
diciamo, seguire delle norme specifiche in modo da poter eliminare tutto il sangue. Altro elemento da tenere in considerazione: non si può mescolare la carne con il latte o con i derivati del latte. Nelle scritture viene citato più volte il divieto di mangiare la carne del capretto cotta nel latte della madre, e il divieto viene ovviamente esteso. Carne, latte e formaggio non possono andare insieme. Niente cheeseburger, quindi, e non solo, per carne da una parte e latte e formaggi dall'altra si devono utilizzare serie distinte di pentole, padelle, posate e piatti. Una pentola che in passato è servita per cucinare della carne non può essere utilizzata per il latte. Infine, bisogna ricordarsi che nello Shabbat, dal venerdì sera al sabato sera, per i fedeli di religione ebraica è vietato lavorare, quanto nel primo racconto della creazione Dio il settimo giorno si riposa. Dunque non si può neanche compiere l'attività di cucinare, bisogna avere la cena del venerdì, ma soprattutto il pranzo del sabato, già pronto, o comunque che non necessiti di essere riscaldato. Perché i fedeli di religione ebraica devono rispettare tutte queste regole? La risposta l'abbiamo vista, c'è scritto nei testi sacri. Ma come si sono originate queste regole? Ecco, possiamo formulare alcune ipotesi. Intanto possono esserci ragioni storiche legate a motivi igienici e sanitari. In passato conservare carne di maiale poteva essere molto rischioso, pericoloso, e dunque un divieto consentiva più che altro di evitare di prendersi delle malattie. Le regole poi possono essere un modo per conservare la propria identità. Il popolo di Israele, anche quando schiacciato dalle altre potenze, anche quando costretto alla deportazione, a lasciare la propria terra, viene tenuto insieme anche da ciò che caratterizza la propria identità, e le regole, anche quelle legate all'alimentazione, fanno la loro parte. Infine, ma forse questa è la motivazione più importante, le limitazioni che ci si dà possono servire all'uomo per ricordarsi che egli stesso è limitato, che c'è qualcuno più in alto di lui, Dio. Tutte le regole che abbiamo visto fino adesso, dagli animali ruminanti alla carne senza latte, si trovano in testi condivisi dalla religione ebraica e da quella cristiana. Ma allora come mai i cristiani non osservano queste regole? Possono mangiare tranquillamente gli affettati? Anche qui c'è una ragione di ordine storico. Iniziamo a dire che i primi cristiani sono degli ebrei. Degli ebrei che credono che quel Gesù sia il Messia e che soprattutto sia risorto, e lo vanno ad annunciare ovunque, quindi ben al di fuori del territorio di Gerusalemme e dintorni. Lo vanno ad annunciare a persone che non sono del territorio ebraico e che quindi non rispettano le norme ebraiche, ovviamente neppure quelle legate all'alimentazione. Come comportarsi quindi nei confronti di queste persone, spesso pagani convertiti al cristianesimo? Per i rigidi osservanti era necessario che tutti rispettassero le stesse regole, e che quindi chi veniva dalla Grecia o dalla Turchia si adeguasse alle norme del popolo ebraico. Per altri, tra i quali San Paolo, invece l'unica cosa che contava era credere in Gesù e nella sua risurrezione. Il resto era un di più. Fu questa seconda posizione quella che ebbe la meglio quando nel 50 d.C. si tenne il cosiddetto Concilio di Gerusalemme e si stabilì che i pagani che volevano diventare cristiani non erano tenuti a osservare le leggi della tradizione ebraica. Ed è per questo che nel cristianesimo non ci sono cibi proibiti, né la carne di coniglio né appunto la carne di maiale. Se volete aggiungere qualcosa potete farlo come sempre qui sotto nei commenti, e li leggo molto volentieri. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!